tempo da schifo. Di Elche, Italia Elche. Qui a terra pioggia, nuvole basse. Visibilità scarsa. Mi parla il comandante Meroni, abbiamo iniziato la fase di atterraggio. A tutti i passeggeri, per favore, allacciare le cinture di sicurezza. Ielce, controllare gli strumenti di bordo. Controllo altimetro. Eseguito, comandante, tutto regolare. Altitudine 2000 metri. Ci saranno sì e no 50 metri. Altitudine. Rispondete. Ielce, rispondete. Ielce, rispondete. Ielce, rispondete. Ripeto, datemi l'altitudine. Allora, bravi ragazzi, oggi hai fatto un ottimo allenamento. Tu mi hai ascoltato questa volta, eh? Sinistro, sinistro, sinistro. Sono orgoglioso di voi. Bravo, Angelo. La grinta non mi manca, eh? Bravo. Pronto, sono Bidausello, chi è? Come? Superga? Caduto l'aereo dei ragazzi. È caduto l'aereo dei ragazzi. Non ci sono più. Ballarinzino, Buongiorni, Castigliano, Fadini, Gavetto, Grava, Grezzar, Loic, Maroso, Martelli, il nostro immenso capitano, Valentino Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti, Schubert, dirigenti tecnici, Civalleri, Egri Herberstein, Lisley, Agnisetta Cortina, giornalisti, Casalbore, Cavallero, Tosatti, equipaggio, Meroni, Dinca, Bianciardi, Fangrazzi, Buonaiuti. Vediamo, Dio che sia la misericordia e il perdono, che sia la pace dei cuori, accogli questi nostri fratelli nella luce e nel riposo eterno, fa che ci proteggano e ci guidano nella nostra vita, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo, dell'onore Signore, prenda di perpetua riposo in pace. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Complimento al capitano perché poche volte abbiamo sentito con una voce così forte e decisa. Ah, grazie.